Carlo, prego, a lei la parola. Su cosa? Sull'ordine dei lavori, Presidente. Tra poco, come è noto, la Camera, con una presa d'atto, di fatto dichiarerà la mia decadenza da deputato. Anche se in un momento un po' difficile per me, ovviamente, perché credo che possiate immaginare quale sia lo stato d'animo di una persona che 2 anni fa è entrata con tantissimo entusiasmo e che oggi, con la logica fredda dei numeri, che io non contesto, anzi mi sono, l'ho detto anche ieri in giunta, ringrazio anche il Presidente, non ho detto che mi arrendo alla logica, io, colleghi, per cortesia, mi inchino alla logica dei numeri, perché sono gli stessi numeri che di fatto ci consentono sui territori di avere tanto consenso e di poter rappresentare le istanze dei nostri cittadini. Spero e credo di aver fatto il mio lavoro con assoluta passione e con il massimo rispetto nei confronti del mio gruppo, che mi ha supportato e sopportato in tantissimi casi, ma anche soprattutto nei confronti di chi sta dall'altra parte della barricata e con cui ho avuto, anche se magari contrasti accesi, non ho mai mancato di rispetto, e se nel caso qualcuno lo abbia interpretato in questa maniera chiedo scusa, perché a volte credo possiate immaginare che la passione e l'amore a volte fanno anche trabordare dal nostro ruolo. Credo che, come ebbe a scrivere un grande poeta cantautore come il Califfo, anch'io non escluderei il ritorno, però visto com'è andata assolutamente a lui, spero, visto che in 10 anni ancora non si è rivisto, spero che di farlo in un tempo molto, molto più breve. Ricordo quando sono entrato per la prima volta con Marco Osnato, la preoccupazione che ce l'avamo posti era quella che fossimo all'altezza di rappresentare chi ci aveva dato questo mandato. Beh, io spero che di essere stato in grado di averlo fatto e che Marco possa continuare a farlo anche nei prossimi 2 anni e mezzo, perché questo è il senso che sempre una generazione, quella che il mio amico Torselli chiamerebbe generazione 7, ma che è una parte di una generazione molto più ampia, di una comunità molto più ampia, che era quella che ha sfidato le stelle e ha finito col cavalcarci sopra. Grazie. Bravo, Sergio.